Allora, silenzio. Allora, immaginate di avere un disco che sta ruotando ed è appoggiato in qualche modo su, ruota attorno a un asse, quindi avete un bastone che passa attraverso un buco che è fatto nel centro del disco, l'asse appunto passato per il centro del disco sia un asse in simmetria, quindi la ruota è bilanciata e lubrificate bene. E avete due appoggi che sostengono il bastone, quindi il disco. E il disco sta ruotando. E sta ruotando in questo modo, cioè esce e questa freccia sta girando così, e quindi il momento a equità di moto L è verso la mia destra, verso la vostra destra. Poi qualcuno toglie l'appoggio, toglie questo appoggio. Che succede? Okay. La forza peso del disco è applicata al centro di massa, il centro di massa è nel centro del disco, che è appunto la ruota bilanciata, e il centro di massa è qua. Considerate questo punto qui come l'origine, appunto, o come l'origine o come il punto rispetto al quale voi misurate il momento della quantità di moto e i momenti procedenti. Appena togliete questo appoggio, vedete che in centro di massa c'è la forza peso che è verso il basso, quindi rispetto a questo punto la forza peso ha un momento torcente, quindi vettore R che va dal punto O rispetto al punto verso il punto di appoggio, verso il punto di applicazione, scusatemi, quindi rispetto al punto O voglio valutare il momento torcente a forza peso, è il prodotto vettore di un vettore spostamento che va dal polo, dal punto O al punto di applicazione, il mio dito indice, prodotto vettore per il mio dito indice e per il mio dito medio, che è la forza peso verso il basso, vedete il mio pollice entra nella lavagna, tau entra nella lavagna, quindi c'è un momento torcente rispetto al punto O appena tolgo l'appoggio. Ma notate che L è di là e tau entra, quindi se questa è la vista dall'alto, questa è la lavagna e questa è la mia testa. Questa è la mia testa con le mie grandi orecchie, sto guardando e questo è il mio naso. La freccia rossa di là, la tau sta entrando, vedete che sono perpendicolari. Tau e L sono perpendicolari. D'accordo? Cosa succede? Allora, voi dovreste sapere che la derivata di L rispetto al tempo è uguale a tau. E quindi succede questo, che la variazione di L è uguale all'integrale nel tempo di tau, e se l'intervallo di tempo è molto corto, delta t, la variazione di L è uguale a tau per delta t. Quindi in particolare L nell'istante nuovo è uguale a L nell'istante precedente più tau dt. Quindi vedete che L viene aggiornato a darvi un nuovo valore. L cambia perché si deve aggiungere questo vettore qua, d'accordo? Il nuovo L è il vecchio L più questo vettore, ma in questo esercizio questo è perpendicolare a quello, quindi voi avete la freccia dl che è così, quindi avete un incremento di dl che è perpendicolare perché questo è tau. Quindi l'incremento qua lo faccio, che so, in blu no perché l'ho già usato, in verde. Questo è l'incremento. Ma l'incremento in questo esercizio è perpendicolare a L. Quindi se la vecchia L è questa, l'incremento è questo, avete una nuova L che si sta facendo così. Ok? Quindi avete una L che inizialmente è verso destra. E dopo un incremento infinitesimo del tempo, delta t, a questa freccia che è di là aggiungete una piccola freccia infinitesima che punta dentro la lavagna. Quello che succede al passare del tempo è che la L rossa cerca di girarsi, cerca di girare nella direzione di tau. Ma cosa succede quando gira?
anche il Tao gira. Quindi alla fine, adesso lo vedrete, alla fine questa freccia rossa farà un moto di questo tipo e in ogni punto dove si troverà, la Tao sarà sempre perpendicolare. Quando la L è qui, che so, è qui, sta puntando in questa direzione, la Tao è sempre a 90 gradi. Vedete che la L cerca di seguire, ho usato la parola, L segue Tao. Se la L è di là e la Tao è così, la L cerca di raddrizzarsi con la Tao, ma non ci riesce perché quando gira, anche la Tao gira. La Tao continua a girare. Dovete capire questo. Quindi inizialmente la freccia è questa e inizialmente la Tao è questa. Poi in un istante successivo la L magari è arrivato qui, dov'è la Tao? È questa, a 90 gradi. La L continua a cercare di inseguire Tao ma non lo raggiunge mai perché Tao continua a scappargli via ed è sempre a 90 gradi, pensateci. Questo moto della freccia rossa che gira si chiama precessione. Vediamo se mi riesce questo. Questo è un giroscopio. Mi riesce in che senso? Come vedete c'è un filo attorcigliato. Io dovrò agguantarlo, attorcigliarlo attorno al dito e tirarlo per far ruotare la massa. È un disco, lo vedete? Okay. La cosa è concettualmente facile, ma in pratica è difficile perché io devo tenerlo in modo da non toccare e bloccare la ruota. E non solo, quando tiro il filo devo riuscire a fare uno strattone uniforme e devo tirare bene, ma magari mi scappa di mano tutto e mi cade per terra. Quindi non è facile, devo accertarmi di agguantarlo bene per non bloccare il moto della ruota, agguantare il filo. Adesso devo torcigliare un po'. Guardate, io cercherò di fare così, cercherò di tirarlo giù in questo modo, in modo che la ruota stia girando come nella lavagna, lo vedete? Cercherò di girare così, quindi tiro, poi cosa farò? Adesso è chiaro che io sto sostenendo su entrambi, io sto sostenendo sia a destra che a sinistra. Toglierò questo dito qua, ok? Poi lo terrò e cerco di farlo. Vediamo se mi riesce. Devo cercare di non... La L sta seguendo la Tao. Ovviamente lentamente l'attrito sta rallentando la cosa e vedete che mi cadrà tra l'altro. Cioè invece di cadere così, lui, la L, cerca di seguire la Tao. Chi l'ha mai visto questo? Penso tutti. Chi non l'ha mai visto questo? Alzi bene la mano perché voglio... È una percentuale grande. Allora andate su YouTube a cercare immagini. Molte volte cosa fanno certi docenti? Hanno attaccato al muro un bel gancio, qua non potrei attaccare niente perché probabilmente questo polistirolo, ma anche gli affari di alluminio non reggerebbero un peso. E cosa fanno? Vanno da un meccanico di biciclette, prendono la bicicletta e tirano via la gomma e mettono del piombo lungo la periferia del, diciamo, riempiono invece di riempire le gomme con l'aria, riempiono con piombo. Così avete una ruota con un bel momento di inerzia. Poi lo agganciano al soffitto con due ganci, esattamente come ho fatto qua. Quindi agganciato così. Danno un momento torcente impulsivo alla ruota che gira. Poi staccano e vedete che precede come qua. Andate su YouTube a rifarlo. Io lo lascio qua durante la pausa. È palloso caricare questo, perché c'è il buchino, io non vedo molto bene, è più facile far passare un ago per la cruna di un ago, uno spillo, come si dice, un filo per la cruna di un ago che è un ricco in paradiso, no? Lo attorcigliate con molta pazienza. Poi una cosa molto divertente da fare, sceglierò una, visto che la signorina ha risposto così bene l'altro giorno, farò un esperimento con lei. Io tirerò lo spago e questa cosa girerà.
consegnerò a lei questo giroscopio e lei lo prenderà delicatamente per i due estremi, cioè io glielo consegno così, lei agguanterà qua e agguanterà qua. Poi tenendola così, cioè io glielo consegno così, poi lei cercherà semplicemente di far così, ok? Quindi l'asse è così e lei questo asse cercherà solo di cambiare la direzione dell'asse, far così, ok? Poi voglio che lei a un certo momento descriva il meglio che può la sensazione che prova. Ovviamente è un unico giroscopio, questo oggetto qua costa circa 10 euro, anche tanto secondo me. Questa esperienza che la signorina proverà è il motivo per cui i meccanici, quando meccanici automobili, quando vi montano delle ruote devono bilanciarle prima. Quindi il disegno base è questa qua. Questo è l'asse, avete una massa e un'altra massa. Questo qua sta facendo un moto circolare e questo sul dirimpettaio, lui entra, lui esce. Questo non è bilanciato, bilanciato sarebbe così. Questo qua ha una forza per di qua, questa è una forza per di qua. Avete un momento torcente che è di qua. Quindi cosa succede? La L cercherà di seguire la tau. E quindi l'oggetto vorrà precedere e la signorina dovrà impedire che precede e sentirà nelle sue mani, dovrà tirare con una mano e spingere con l'altra, dovrà applicare un momento torcente per compensare quello che nasce dalla precessione. E se montata una ruota non bilanciata su una macchina e la ruota gira, la ruota vorrà precedere, ma ovviamente la struttura metallica della macchina impedisce alla ruota di farlo, ma per farlo deve applicare un momento torcente contrario e quindi avete degli sforzi che non dovrebbero apparire nel vostro telaio. Se volete non sforzare il telaio della macchina o la sale della macchina in maniera strana, dovete avere le ruote bilanciate. Se non mi riesce, signorina, perché magari io blocco il filo o mi cade per terra, casomai lo facciamo un'altra pausa. Quindi cosa deve fare? Deve prendere gli estremi, tenerlo, e quando è pronta, deciderà lei, di semplicemente girare così. Chiaro? Venga ferma, quando è pronta, provi. Cosa sei? Faccia così. Così. Strano, eh? Signorina, veloce, prima che si fermi. Calma! Sente quello che strano o no? Prima lo ferma e poi lo gira. Un po' più veloce. Sente il movimento, la cosa strana? Un maschio che crede di sapere tutto. Provate a dire parole con quello che sentite. Va bene, precisione. C'è un vecchio scherzo che un fisico ha fatto negli anni 20. Sarebbe carino farlo, ma servirebbe un po' di attrezzatura. Ha montato dentro una valigia un volano, cioè un disco massiccio, un disco con un grande movimento di qualità di moto, e c'era un motore elettrico che lo faceva girare. Poi andava nell'albergo, negli alberghi molto costosi, e c'è il, come si chiama, il valletto, non so se è la parola giusta, che vi portano le valigie, no? E il valletto solleva la valigia e finché camminava in linea dritta il suo problema. Poi quando volete faceva la curva, la valigia si sollevava. Perché sta girando così, il momento della qualità di moto è così. Quando voi girate, state applicando un momento torcente verso l'alto, no? E la L vuole seguire la tau, quindi la valigia letteralmente si sollevava. E il valletto sbiancava. Thank you.
Dov'è il filo? Era caduto, ecco. Casomai durante la prossima pausa la carico e poi qualcuno giocherà. Dov'è il cancellino? Recessione. Non vi spiegherò cosa c'entra questo con la precessione degli equinozi, ma guardate sul libro, magari lo chiedo all'orale, cosa c'entra questo con la precessione degli equinozi? Perché l'asse della Terra, di rotazione della Terra, non rimane sempre più fisso nella stessa direzione? Perché precede? E quindi noi vediamo costellazioni che cambiano, cioè l'asse, il polo nord non è sempre la stella polare, ma è cambiata nei millenni, decine di migliaia di anni e centinaia di migliaia di anni. Va bene, allora facciamo un'altra cosa. Immaginate che è un'anticipazione sul prossimo grande argomento del corso, perché ho la... che immaginate di avere un oggetto materiale dotato di massa e applicato a questo c'è una forza. Per il momento immaginate che la forza sia costante. Un esempio è la forza peso, no? E voi dovrete sapere, se la forza agisce per una certa, se il corpo si sposta di una certa quantità x, partendo da fermo la forza agisce, lui acquista velocità, sta accelerando, dopo una certa distanza che velocità ha raggiunto? Un esempio potrebbe essere questo è un precipizio, con ahimè la fine del precipizio. Qua avete una massa, voi suicidi oppure semplicemente mettete un sasso e la fate cadere. Parte da fermo e cade per una certa altezza h, volete sapere con che velocità sbatterà per terra. Questa è la versione della forza peso. Ma la forza peso non mi piace tanto, perché la forza che sta agendo, è proporzionale alla massa. E questo è un caso abbastanza strano, come le forze fittizie che appaiono in un razzo con motori accesi. Pensate dunque a un caso più generale, dove avete un asse x, un corpo che è qui, applicate una forza o di traino o di spinta, non importa, facciamo di traino. Immaginate che la forza sia costante, F0. Qua non c'è attrito, l'unica forza che sta agendo per quello che concerne il moto orizzontale sia questo, quindi lubrificate il piano. Parte da una certa posizione qui, con una velocità che so V0 iniziale, la forza agisce e volete sapere che forza avrà quando ha coperto una certa direzione, una certa distanza x, chiamiamola L, una certa lunghezza L. Ovviamente spero che nessuno si perda un bicchiere d'acqua e pensi che questo sia una quantità di mondo, una certa distanza, una certa lunghezza. Allora, questa lunghezza, la distanza che lui ha percorso, è una lunghezza, ha le dimensioni della lunghezza. Da cosa potrebbe dipendere? Scusatemi. Sto chiedendo, qual è la velocità? Da cosa potrebbe dipendere la velocità? Mannaggia me. La velocità. Da cosa potrebbe dipendere la velocità? Io vedo solo tre cose e anche voi dovrebbero saltare all'occhio. La forza, la massa del corpo e la distanza L. Di quanto spazio volete farlo attraversare. Dipende da queste tre cose. Quindi io immagino che questa sia una funzione di queste tre cose. Quindi, della forza, della massa e della distanza, come l'ho chiamato, L. Ok? Adesso, come io devo combinare queste tre cose? Le devo combinare, siccome io sto cercando di sapere qual è la velocità qua, io devo combinarle in un modo che mi dia una velocità. Non posso combinare F, M, 0 e la distanza L a cazzo. Non posso scrivere che so che la velocità è uguale a F0 al cubo per la massa alla radice quadrata per L alla 5 mezzi. Perché quello non ha senso? Perché non ha le dimensioni giuste? Questa roba qua, che è una possibile funzione esplicita, ho provato a buttare giù una funzione, è merda, è shit. Perché? Perché a destra le dimensioni, l'oggetto che ho scritto a sinistra non ha le dimensioni della velocità. Quindi io posso combinare M, F e L
solo a patto di creare qualcosa che è una velocità. Allora faccio questo gioco qui. Intanto cos'è una velocità? Cos'è una velocità? Una velocità è una lunghezza divisa il tempo. Quindi è una lunghezza alla prima potenza, un tempo alla meno 1, e per usare la notazione dimensionale dico che non ha una dimensione di una massa, e quindi scrivo m alla 0. Queste sono le dimensioni della velocità. E io devo scrivere di qua una combinazione di F0ML e cerco di imporre l'eguaglianza dimensionalmente. Quindi F cos'è la velocità? Cos'è una forza? Beh, scriviamo così: F ha una certa potenza. Ho provato poco fa a scrivere, non mi ricordo cosa ho scritto, cos'era alla terza. Uno scrivo un esponente e la scrivo alfa, dove alfa sarà un opportuno valore, moltiplicato per m alla beta e per l alla gamma. E voglio che questa combinazione sia, abbia le dimensioni corrette. Cosa è F0? F0 è una forza, cosa sono le forze? Le forze sono una massa per un'accelerazione, quindi una massa per una lunghezza per un tempo alla meno 2. Questo è esplicita la dimensione di F, ma sto proponendo la F a un esponente alfa. La massa è ovviamente una massa, la L è ovviamente una lunghezza. E voglio che questa combinazione qui sia questa. Io sto cercando di imporre questo. Silenzio là in fondo, per cortesia. Di nuovo, siete ospiti. Non voglio sentirvi. Grazie. Di solito non vi sento. Forse è la seconda volta in assoluto, quindi siete bravi, ma... D'accordo. Non sa bisbigliare il signore con la barba. Sento la tua voce. Eri tu che parlavi, no? Pazzesco. Io sto cercando di imporre questo. D'accordo? Allora, manipoliamo a destra con le regolette degli esponenti. Vedete che ho m alla alfa. Cioè, se volete posso aprire questo, ho m alfa, l alla alfa, t alla meno 2 alfa, poi m alla beta, l alla gamma. Questo m e questo m li posso mettere assieme, quindi m alla alfa per m alla beta, posso scrivere come m alla alfa più beta. Questa l e questa l posso moltiplicarli assieme e ho l alla alfa più gamma e mi rimane t alla meno 2 alfa. E queste qua deve essere uguale a m alla 0, l alla 1, t alla meno 1. E vedete che ho individuo, per avere l'eguaglianza, gli esponenti devono essere, gli esponenti con la stessa base devono essere uguali. Guardate la m. A sinistra l'esponente 0, a destra è alfa più beta, quindi per avere l'eguaglianza la cosa è certa, che devo avere alfa più beta deve essere uguale a 0. Lo scrivo così. La sinistra deve essere uguale a destra, questo 0 deve essere uguale a alfa più beta. Guardate gli esponenti della base L. Ho qua 1 è uguale a alfa più gamma. E meno 1 deve essere uguale a meno 2 alfa. Quindi vedete che ho tre equazioni, tre incognite. In particolare, l'ultima mi dice che alfa è uguale a un mezzo. Giusto? Chi era alfa? Alfa è l'esponente della forza, eh? Da questa, quindi io deduco, per esempio, questa cosa mi dice? Mi dice che beta è uguale a meno alfa. E quindi, visto che alfa è uguale a un mezzo, beta è uguale a meno un mezzo. Cos'è beta? Beta è l'esponente della massa. E una volta che ho beta, beh, qua questo è facile, questo è la stessa cosa, no? Posso scegliere l'ordine, ho iniziato con questo, di risolvere questi tre equazioncini molto idiote, quindi gamma è uguale a 1 meno alfa, visto che alfa è un mezzo, avete 1 meno un mezzo, vedete che gamma è uguale a un mezzo. Quindi cosa stiamo dicendo? Che la velocità
Attenzione, questa eguaglianza qua è un'eguaglianza dimensionale. Non ho nessuna pretesa di calcolare i numeri che sono adimensionali, è un'eguaglianza dimensionale. Quindi forse è il caso di differenziare questo dall'eguaglianza usuale. Mettiamoci un punto sopra. Sto dicendo, io voglio un'eguaglianza speciale che concerne solo il comportamento dimensionale. Quindi la velocità, per scrivere una combinazione di questi tre in maniera sensata, quelle tre cose devono apparire in questo modo. La f0 deve avere un esponente 1/2, la l deve avere un esponente 1/2 e questo deve avere esponente meno 1/2, quindi è una cosa di questo tipo. Questa è la combinazione. Siccome a me non piacciono le radici quadrate, facciamo così. D'accordo. Posso anche fare così, moltiplico la m da tutte e due le parti. Cos'è questa schifezza qua? Se vuole essere un punto. Ok? Quindi la velocità quadro qui è il prodotto di, guardate, questo cos'è? F0 diviso m è l'accelerazione. Quindi la velocità quadro qui dimensionalmente deve essere data dal prodotto di un'accelerazione per una lunghezza oppure di una forza per lunghezza diviso la massa. Oppure se io vi chiedo, se lui parte da fermo con energia cinetica 0, che energia cinetica ha qua? Vedete che l'energia cinetica è 1/2 mv quadro. A parte l'1/2, io so che per avere l'energia cinetica qua devo usare questa combinazione di variabili, di parametri, la forza per la distanza. Solo così ho la dimensione corretta. Allora, supponete che il corpo avesse già una velocità v0. Quale sarebbe la velocità qua giù? Beh, dovrebbe venire spontaneo a voi dire che la velocità laggiù è uguale alla velocità iniziale più un'accelerazione per una lunghezza, ok? Oppure che se lui è velocità diversa da zero qua, quindi ha un'energia cinetica, che energia cinetica avrà qua giù? Beh, l'energia cinetica qua giù sarà l'energia cinetica, sarà uguale all'energia cinetica finale più una forza, la forza per la lunghezza. Questo è dimensionalmente, eh? Quindi questo ci dà un sacco di idee. Per esempio, dov'è il cancellino? Ecco qua. Ti dà un sacco di idee. Perché è chiaro che l'esempio che ho fatto io è che la forza era costante, ma immaginate che la forza non sia costante, che può cambiare da posto a posto. Quindi immaginate che questo è l'asse X, il blocco è qui, supponiamo di nuovo che inizialmente la velocità è uguale a zero, ma supponete, io voglio sapere quanto vale la sua velocità quando è qui, a X uguale a L, e questo è X uguale a zero, per intenderci. E supponete che io divido la mia distanza in tanti pezzi, e in ognuno di quei pezzi immaginate che la forza abbia un valore diverso, cioè che la forza non sia costante, non sia lo stesso valore per tutto il tragitto da x uguale a 0 a x uguale a L, ma cambi, in ogni intervallo c'è un valore diverso. Quindi qua la forza sarà F1, perché questo è il primo intervallo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo. Questa è la forza della quarta, ok? Quindi cosa faccio? Prendo spunto da qua. Lui parte da fermo, quindi qua parte da fermo, quale sarà la sua velocità quando arriva lì? Sarà la velocità che alla fine del, indichiamo con V0 la velocità in questo punto, V1 la velocità in questo punto, V2 la velocità in questo punto, quindi VI è la velocità all'estremo destro dell'iesimo intervallo, va bene? Ci siamo? Quindi cos'è V1? V1 quadro, perché uso sta formula qua,
V1 quadro è uguale a V0 quadro che è 0 moltiplicato per l'accelerazione in quel tratto lì, quindi divido per m. La velocità alla fine del primo intervallo è l'accelerazione nel primo intervallo, che immagino costante, quindi l'accelerazione è diversa, cambia per tutta la lunghezza, ma immagino che ognuno di questi segmentini l'accelerazione sia pressoché costante. Quindi in questo intervallo l'accelerazione vale a 1, e in questo intervallo l'accelerazione vale a 2, e in questo intervallo a 3. Quindi qual è la velocità qui, se parte da fermo? È l'accelerazione nell'intervallo 1 per questo intervallo qua di lunghezza, che chiamo delta x. Quindi scrivo a... facciamo che sia diverso da 0. Il valore iniziale più a 1 delta x1. La velocità alla fine del primo intervallo, dove nel primo intervallo immagino l'accelerazione sia costante, la velocità quadro deve essere uguale dimensionalmente alla velocità quadro iniziale più qualcosa che deve avere la dimensione della velocità. E la cosa che ha la dimensione della velocità è un'accelerazione per una lunghezza. Quale accelerazione? L'accelerazione che è pertinente al primo intervallo. Questa è la velocità qua. Qual è la velocità qua? V2 quadro è uguale a V1 quadro, che è questa roba, adesso poi scriviamo, più l'accelerazione dell'intervallo 2 moltiplicato per la lunghezza dell'intervallo 2, quindi ho A2 per delta x2. Ovviamente questo l'abbiamo appena scritto qui, quindi questo va scritto così, V0 quadro più A1 delta x1 più A2 delta x2. Vedete una struttura che emerge? Quale sarà la velocità alla fine del terzo intervallo? Qui, in questo istante, sarà la velocità alla fine della seconda, all'inizio della terza, scusatemi, sì, è la stessa cosa. La velocità qui è uguale alla velocità qui, che è tutto questo, quindi lo scrivo. V0 ovviamente sarà l'ultimo che scrivo, non mi pare, perché anche i più testoni di voi penso che abbiano capito cosa sta emergendo. Adesso quello è la velocità iniziale del terzo intervallo. Qual è la velocità finale alla fine del terzo intervallo? È l'accelerazione pertinente al terzo intervallo per delta x3. Quindi deduco che solo con un ragionamento dimensionale, che la velocità finale è uguale alla velocità iniziale al quadrato più E ovviamente quando farò segmenti sempre più piccoli in modo da avere approssimazioni sempre migliori, cioè da poter veramente poter dire con un notevole grado di precisione che l'accelerazione qua è veramente costante, io come lo scriverò? Così, no? L'accelerazione è pensata con la funzione di x da x uguale a 0 a x uguale a l. Solo dimensionalmente sono arrivato a far questo, Solo dimensionalmente. Questa è un'eguaglianza dimensionale, attenzione, c'è un punto qui. Non c'è nessuna pretesa di avere i numeri, eventuali coefficienti numerici. Questo è un ragionamento dimensionale, deve essere molto chiaro, questo è un'eguaglianza speciale. Sono arrivato a scrivere questo solo capendo che se io voglio scrivere la velocità come funzione di tre cose che potrebbero influenzare la velocità qua, cioè la forza nel tratto dove mi sto spostando. Qua la forza sta cambiando da tratto a tratto, quindi spezzetto in tanti tratti, in ogni tratto avrò una forza costante. Quindi il mio ragionamento è, se voglio che la velocità sia una funzione della forza di quel tratto, chiaramente della massa del corpo e della lunghezza del tratto, deve venire fuori un comportamento di questo tipo qua. Ok? O se volete è a x, dove x è la lunghezza del percorso. Con questo ragionamento io arrivo a scrivere questo, di nuovo un'eguaglianza dimensionale. Quindi ci viene l'idea di fare l'integrale dell'accelerazione nello spazio, cioè ci viene l'idea di scrivere questo oggetto qua.
Questo è tutto questo discorso è per far giustificare il motivo per cui si fa questo. Ok? Allora lo si affronta con un po' più di precisione matematica, perché ci saranno dei coefficienti, no? Ah, quindi a me viene l'idea di pensare all'accelerazione come una funzione dello spostamento. Questo è vero quando la forza non è costante. Quando la forza non è costante, a differenza della forza peso, avrò un'accelerazione che dipenderà dal posto. La forza dipende dal posto. Un esempio della forza che dipende dal posto, la legge di Hooke, non vi pare? La legge di Hooke è un esempio di una forza che dipende da dove il corpo si trova, perché se la molla è deformata o compressa o allungata, la forza cambia a seconda di dove si trova il corpo. Ok? Quindi a seconda di dove si trova il corpo l'accelerazione cambierà. Quindi noi pensiamo all'accelerazione come funzione di x e vogliamo fare l'integrale. Ok? Per esempio, da una posizione iniziale 0 a una posizione finale, che so, L. D'accordo? Allora, cos'è l'accelerazione? L'accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo. Adesso c'è un passaggio formale che io vi faccio. La notazione vi aiuta a farlo. Questa notazione qua, dove la derivata, perché l'accelerazione è una derivata di chi? Della velocità. Questa notazione, descriverla così, pensando dunque a rapporti incrementali, perché in ultima analisi una derivata è un rapporto incrementale in un opportuno limite, questa notazione vi aiuta a fare il seguente passaggio. Il seguente passaggio è di ditelo, fatto la in testa, non ditelo a voce alta in presenza di un matematico. Prendete questo denominatore e lo spostate. Prendete il dietino, mettete sotto il x. Quindi permettetemi di scriverlo nel modo opportuno, che è questo. Perché questo qua, dx diviso dt, è la velocità. E mettete il differenziale dove dovrebbe essere, quando si scrive in maniera normalmente la notazione è corretta di un integrale, il differenziale qui. Avete fatto una manipolazione che la notazione vi sta suggerendo di fare. Certamente però adesso in questo oggetto state integrando sulla velocità, quindi gli estremi chi sono? Questo è l'estremo associato alla posizione iniziale. Quindi se la velocità iniziale nella posizione iniziale la chiamate V0, ben sia. Questo è la velocità pertinente alla posizione finale, quindi chiamiamola che so V e ovviamente mettete gli apici. Cioè state integrando la velocità, la funzione velocità, pensata come... Cioè, state facendo questo integrale, state integrando sulla velocità, cosa? La velocità. Dalla velocità iniziale, cioè questo estremo è pertinente a questo, alla velocità finale. Questo estremo è pertinente alla posizione finale. Questo integrale lo sanno tutti cos'è. L'integrale x in dx è uno degli integrali più semplici che ci siano. Cos'è? Ok? D'accordo? E quindi vedete che c'è questo fattore 2, quindi abbiamo appena ottenuto questo. Questo cos'è? Lo scrivo tale quale. Mettiamolo così, va, facciamo x apice, questo è x generico e questo è x iniziale, ok? Quindi questo qua è la velocità iniziale
e questa è la velocità finale a questo estremo. Questa è una delle formule più carine della seconda parte del corso, che ricicleremo in molti modi. Io ve l'ho introdotto in questo modo con l'analisi dimensionale perché credo che sia comunque molto carino essere in grado di rispondere a certe domande in certi modi. Va bene? Prima di mettere troppo a canne su Pog, fatemi vedere che ore sono. Prima di riprendere questa formula, ovviamente possiamo scrivere la stessa formula moltiplicando tutto per m, perché ho un mezzo mv0 quadro è uguale a un mezzo mv0 quadro, quindi questa è l'energia cinetica finale, questa è l'energia cinetica iniziale, più l'integrale da, da x0 a x di f, pensata come funzione di x. Ok? Semplicemente moltiplicato per m. Quindi se voglio sapere la variazione di energia cinetica devo semplicemente fare quell'integrale. È ovvio che se per caso f di x è una costante, allora l'integrale è una puttanata, no? Perché ho k uguale a k0 più, visto questo se fosse una costante uscirebbe fuori dall'integrale e avrei f0 per x meno x0, no? Giusto? Datemi un esempio di una forza costante. Beh, per esempio, no, la forza peso di un corpo. Quindi se io vi chiedo, questo è il vostro precipizio, partite da qua, magari da fermi, con che velocità andrete a sbattere per terra? Dipende dall'altezza. Quindi qua la forza cos'è? La forza qua, questa è la freccia della forza, la forza è costante, è mg, quindi usate questa formula e cosa sarà? L'energia cinetica, usiamo quello della velocità, quindi avete che la velocità al quadrato è uguale alla velocità iniziale al quadrato più due volte l'integrale di ax in dx da x0 a l, ok? Ma la A cos'è? È proprio G, no? E quindi avete che la velocità finale è uguale alla velocità iniziale più due volte G, come l'ho chiamato? H. Ok? Quindi se voi inizialmente cadete da fermi, questo non c'è, e avete che la velocità con cui sbattete per terra dipende dall'altezza dell'edificio, eh? E vedete quel fattore 2? Quel fattore 2 non viene da un'analisi dimensionale. Però che la velocità quadro dipenda da g e dall'altezza, sì. Che la velocità con cui io vado a sbattere dipenda dal prodotto di g per h, questo era vero dimensionalmente. Poi facendo i conti, come vi ho detto, facendo questo uso di questo teorema, viene fuori il fattore 2. Quindi essenzialmente se voi raddoppiate l'altezza da cui vi lanciate dall'edificio, cosa succede alla velocità? Raddoppia? No. Voi per raddoppiare la velocità cosa dovete fare? Coraggio, dai, la formula è questa, la velocità è uguale alla radice, quadrata di 2gh. Questa è la formula, se voi siete suicidi, determinati proprio ad ammazzarvi, è una terribile cosa, Cosa dovete fare? Non saltate da un piano troppo basso, perché non vi ammazzerete, avrete un sacco di ossa rotte, farete anche una brutta figura, quindi se volete essere certi di morire dovete acquistare abbastanza velocità per fracassare gli organi, per spappolare gli organi e rompere le ossa, quindi dovete salire. Ma se voi volete raddoppiare la velocità, a che piano dovete andare? Cioè, cosa dovete fare per l'altezza? Se volete raddoppiare la velocità, dovete quadruplicare l'altezza! Giusto? Se cadere dal primo piano o dal quarto piano, avete raddoppiato la velocità. Per raddoppiare la velocità non andate al secondo piano, dovete andare al quarto piano. Questo è quello che la formula mi sta dicendo.
Se voglio triplicare la velocità, a che piano devo andare? Devo andare al nono. C'è la disequadrata. Ma deve essere chiaro che tutto questo ragionamento qui, mi diceva che la velocità a quadro era, per l'analisi della caduta dell'edificio, la velocità a quadro dimensionalmente era il prodotto di g per l'altezza. Dimensionalmente io riesco a fare questo. Poi, facendo i conti, nel senso di quel teorema che ho invocato qui, che l'integrale dell'accelerazione può essere pensato, l'integrale dell'accelerazione in x, cioè integrando a in x è uguale a integrale v in v, viene fuori quell'1/2, e quindi quando faccio uso di quel teorema vedo che c'è un fattore 2 che appare, quindi dovete distinguere questa eguaglianza da questo. Questo è solo un'eguaglianza. Voglio farvi un altro esempio molto rapido di analisi dimensionale. Da cosa potrebbe dipendere il periodo oscillazione di un pendolo? Da cosa potrebbe dipendere? Allora, dice, il periodo, da cosa cazzo può dipendere? Beh, supponete che uno non sappia, non conosca Galileo, non conosco la forza peso, ok? Non sa che tutti i corpi hanno la stessa accelerazione, non sa che tutti i pendoli fatti partire dallo stesso angolo avrebbero lo stesso periodo. Supponete che non sappia questo, potrebbe ingenuamente dire, beh, dipenderà dalla massa, dipenderà dalla lunghezza del filo e dipenderà in qualche modo dall'accelerazione. Beh, mi sto contraddicendo, facciamo finta che sappia Galileo, quindi sappia che non dipenderà da m, perché sa che tutti i corpi hanno la stessa accelerazione. Mi stavo contraddicendo, non è che da un lato anzi, cambia idea di nuovo, perché credo che scoprire che tutti i pendoli hanno la stessa massa è un po' una sorpresa per lo studente medio, benché lui sappia dalle medie o dalle scuole superiori che tutti i corpi hanno la stessa accelerazione in caduta libera. Alcuni di voi si stupiscono che i pendoli il periodo non dipenda dalla massa. Poi io gli dico, ma per forza è così, perché in fondo i corpi stanno cadendo trattenuti dal filo e la loro caduta non dipende dalla massa, e quindi non dovreste stupirvi che non dipenda dalla massa. Ma alcuni di voi si stupiscono. Quindi immaginiamo che la persona sappia, perché l'ha sentito alle medie, che tutti i corpi hanno la stessa accelerazione e l'accelerazione comune è g. Pensi pure, ma perché non è un pensatore profondo, non è capace di anticipare che in fondo un pendolo è una massa che cade trattenuto dal filo, quindi lui dice, ma dipenderà dalla massa, poi scopre alla fine, ah, stupido sono stato, è ovvio che non dipende dalla massa, ma inizialmente è stupido. Quindi può dipendere dalla massa, dalla lunghezza del filo e dal pianeta su cui siete o dell'accelerazione che date al vostro razzo. Allora, voi dovete costruire, questa è un'eguaglianza di tipo dimensionale, dovete costruire la massa ha una potenza opportuna, il raggio ha una potenza opportuna e la G ha una potenza opportuna, e questa combinazione deve dimensionalmente darvi un tempo, ma un tempo per l'appunto è un oggetto che ha un esponente t alla 1, una lunghezza alla 0 e una massa allo 0, è una lunghezza pura. Quindi questo diventa, anzi, scusate, sì, questo è L0, T alla 1, ok? E questo dimensionalmente è una massa alla alfa, è una lunghezza alla beta ed è una G alla gamma. Cos'è una G? È una G, è un'accelerazione, quindi qua ho una lunghezza per un tempo a meno 2 gamma, ok? Quindi di nuovo sviluppo questo. E questo deve essere uguale dimensionalmente a questa roba qua, m alla 0, l alla 0, t alla 1. Quindi vedete subito, intanto questi due li posso combinare, quindi ho l alla beta più gamma.
vedete subito che alfa deve essere uguale a 0. Anzi, io scrivo così, 0 uguale alfa, sto da sinistra verso destra, 0 uguale alfa, quindi deduco che alfa deve essere uguale a 0. Non entra la massa! Quindi, ecco che vedo che la mia ipotesi iniziale che potesse diventare la massa, vedo subito che non mi serve la massa. Poi ho che beta più gamma deve essere uguale a 0, quindi 0 uguale a beta più gamma. Poi ho che 1 deve essere uguale a meno 2 gamma. Quindi dall'ultimo deduco che gamma è uguale a meno 1 mezzo. E beta, questo qua, beta è uguale a meno gamma, quindi deduco che beta è uguale a più 1 mezzo. Poi mi chiedo, ma che cazzo è beta e gamma? Beta era l'esponente di L, di, della... ho usato la notazione sbagliata, era R, ok? Mannaggia me. Questa è G, ho sbagliato a scrivere, faccela R, che è una lunghezza, è chiaro. Quindi beta cos'era? Era la potenza del raggio. E gamma cos'era? Gamma era la potenza di G. Quindi deduco che il periodo oscillazione dimensionalmente deve essere una radice quadrata di R, la lunghezza diviso G. Vedete? Se avessi chiamato la lunghezza del filo L in tutto questo casino con la notazione non l'avrei, questo sarebbe stato L, ok? Vedete che dimensionalmente anticipo già una cosa che poi abbiamo ottenuto facendo i conti dell'equazione del moto, eccetera, eccetera, eccetera. Certo non c'è il 2π greco, perché 2π greco è un numero puro. Ma con un ragionamento di questo tipo io escludo che possa dipendere dalla massa e vedo che la dipendenza del periodo dalla lunghezza del pendolo è con la radice quadrata e che la dipendenza dall'accelerazione e dalla forza peso è 1 sulla radice quadrata. Ok? Credo che siamo pronti per un'altra pausa. Sì.